Torna a suonare la campanella. Tra Green Pass e mascherine, anche gli alunni dell'Istituto Comprensivo di Tusa ritorneranno domani tra i banchi di scuola. Per il secondo anno consecutivo, la ripartenza passa attraverso il protocollo anti-Covid. Si torna a scuola con le stesse regole di sicurezza dell'anno scorso, anche se molti istituti riusciranno a tenere insieme le classi senza ricorrere alla DAD. Se l'avvio è garantito, la sfida è nella continuità della didattica in presenza e nella sicurezza. In questo senso è importante la buona risposta sul Green Pass del personale scolastico. Nei vari plessi sono state predisposte delle misure che evitano gli assembramenti con ingressi e uscite scaglionate e soprattutto con i momenti dell'accoglienza in locali, nei cortili della scuola o comunque in locali dove sono garantite le distanze di sicurezza, tutto sempre ottemperando ai protocolli che ci vengono dettati dalla normativa. E tutto il personale, tutti gli operatori che entrano negli edifici scolastici abbiano possibilità di accesso appunto grazie alla presenza del loro Green Pass. Sicuramente è anche attiva la piattaforma che il Ministero ha fornito e che io controllerò giornalmente e delegherò un mio insegnante, un mio responsabile perché tutto quanto possa essere verificato. Mi auguro ci sia un ambiente positivo di collaborazione, di impegno massimo, sicuramente proiettato verso obiettivi organizzativi, educativi, formativi ancora più elevati rispetto a quelli che sono stati portati fino adesso e affinché tutti gli alunni, tutti i nostri allievi appunto abbiano la possibilità di formarsi, di insomma, di costruire la loro coscienza critica, il loro sapere che li aiuti a inserirsi positivamente in una società e affrontare tutte quelle difficoltà che il quotidiano ma anche il futuro possano presentarsi.